Ciao a tutti da Barbie Mare e benvenuti in questo nuovo video. Allora, eccomi qui finalmente con il video in cui vi farò vedere la mia nuova camera da letto. Io l'ho presa da Mondo Convenienza. Già diciamo chi ha visto il video dove vi ho fatto vedere le pulizie che ho fatto nella dispensa, sempre qui in casa nuova, e ho pulito anche un mobiletto che ho in muratura oltre alla dispensa, e lì vi ho fatto vedere appunto quando sono arrivati i ragazzi di Mondo Convenienza e me l'hanno consegnata. Tra l'altro, se avete perso quel video, vi consiglio di andarlo a guardare, ve lo lascio sia qui sulle schede che giù in descrizione, perché lì, intanto perché secondo me è un video molto carino e vi è piaciuto tantissimo, e poi praticamente vi racconto cosa ha fatto, cosa faceva uno dei ragazzi di Mondo Convenienza, e lì veramente, cioè, ho riso tantissimo, e anche voi, lo so. Allora vi faccio vedere la camera da letto. Ovviamente è una camera da letto che appunto mi è arrivata da poco, quindi è una camera da letto vuota. Vi faccio vedere appunto il modellino che io ho scelto e che comunque sono stata contentissima di averla scelta, e poi vi faccio vedere anche comunque il modo in cui l'ho sistemata, perché è un modo un po' particolare dove cioè è un modo che praticamente mi avevano sconsigliato, tra virgolette, tutti, e anche i ragazzi di Mondo Convenienza. Però poi, dopo averla montata, come ho detto io, è venuta veramente una favola. Quindi vi porto in camera da letto e ve la faccio vedere. Entro dalla porta. E appena entro, scusate la poca luce, ma ho lasciato la tapparella un po' abbassata, un bel po' abbassata, perché comunque ancora non ho le tende, non ho arredato nulla, quindi quindi ho pensato di far così, però diciamo che un po' di luce comunque c'è. Allora, appena si entra, subito dopo la porta, come vedete, ho il termosifone, perché non metti a fuoco, ok? E tra il termosifone e l'armadio ho questo bello spazietto qui, come vedete, e sicuramente lo arrederò poi con qualche mobiletto, con qualcosa magari di carino, vediamo, alto, oppure tipo 60 cm, non lo so, vediamo. E così inizia subito l'armadio. L'armadio in questione è questo qui, ed è diciamo un armadio comunque semplicissimo, nel senso che comunque ha le classiche 6 ante. Guardate che ho il flash lì dal telefonino in modo da avere più luce. Quindi è un armadio a 6 ante che mi piace veramente tanto, ha questi maniglioni lunghissimi, però di questi maniglioni ne ha solo 2. Aspettate che chiudo la porta perché c'è tanto eco e secondo me mi sentono da fuori, dalle scale, cioè più che da fuori. E questo maniglione, che è bellissimo perché è rifinito lateralmente in acciaio e poi è bianco fino a giù, bello bello lungo, è lo stesso maniglione, c'è anche da questa parte, è veramente bello. Mentre nelle due ante centrali c'è invece questa maniglia più piccina che non mi mette a fuoco e non capisco il perché. Ok, vedete che carina, ed è in acciaio. Allora, all'interno è un semplicissimo armadio, come vedete, cioè, non l'ho arredato ancora per niente. Mi hanno messo le aste lì, quella lì su, poi mi hanno messo, vabbè, ovviamente la mensola classica che c'è, e giù l'altra, l'altro di questo, questo affare qui per appendere, ed è, come vedete, semplicissimo. Qui mi hanno lasciato questi affari che forse servono se magari se ne perde uno di queste vite qui, penso proprio di sì. E niente, chiudo quest'anta. L'altra anta, questa qui invece a specchio, e come vedete, guardate cosa mi hanno lasciato qua. Io penso che queste cose servono, anche se li potevano lasciare anche in un modo più ordinato. Comunque non lo so, poi vedo se mi servono, se li posso buttare, ma forse sono di ricambio. Quest'altra anta è così, identica praticamente all'altra, eccola qui. E poi abbiamo quest'altre
queste altre qui che sono appunto identiche. Poi queste ovviamente io me le organizzerò con organizer e roba varia, magari mobiletti che si mettono proprio all'interno dell'armadio, vabbè, comunque mi regolo. E questo appunto è l'armadio. Il colore, come vedete, è questo bianco, però se notate, vedete che non è liscio, ha queste righettine qui e mi piace veramente veramente tanto. Poi vabbè, io poi qui c'ho la finestra che non mi faccio vedere, sotto la roba vabbè che hanno lasciato i ragazzi di Mondo Convenienza, e poi da questa parte, che sicuramente avrete già intravisto dallo specchio, c'è questo mobile, che in realtà sono tre mobili, perché è questo centrale, è il comò, il classico comò, che c'è scritto attenzione togliere angolari dopo il montaggio. Vabbè, ma questo qua me lo posso mettere, cioè questo lo posso levare, va bene. E comunque questo comò con i tre cassettoni e va a richiamare la maniglia dell'armadio, solo che qui anziché essercene praticamente una tutta lunga, ce ne sono due, scorrono molto molto bene, e i cassettoni vabbè sono diciamo dei semplici cassettoni normalissimi delle misure standard, però scorrono veramente veramente bene. Il primo, il secondo, che anche questo è identico e scorre benissimo, cioè si va praticamente a chiudere da solo quando lo andiamo a spingere, poi prende la, no, non prende nessuna corsa, ecco, bisogna spingerlo un po' e poi tac, e si chiudono. E questi invece ai lati sono i comodini. Avevo inizialmente pensato di metterli in un'altra stanza e tra poco vi spiegherò il perché, ma poi mettendoli così accanto al comò, vi dico veramente che mi sono piaciuti tanto. Infatti chi ha visto questa camera mi ha detto: ma che bello questo mobile, perché tutti hanno pensato che fosse un unico mobile, invece in realtà no, perché sono tre, il comò e i due comodini. E i comodini sono identici al comò, ovviamente essendo più piccoli hanno una sola maniglia anziché due, e i classici due cassetti. Poi quest'altro, l'altro gemello, è appunto identico proprio perché è gemello. Di solito i comodini si mettono attorno al letto, ma io ho pensato, appunto come vi accennavo prima, di fare un... intanto scusate, qui c'è lo specchio, eccolo qui, che tra l'altro riflette tantissimo con lo specchio dietro, solo che io adesso ho lasciato le ante aperte e quindi non so se riuscite a... se si riesce a vedere... no, non si riesce, non so come farvelo vedere, perché praticamente io quando mi guardo allo specchio mi vedo dietro tante volte, c'è proprio la serie, perché c'è uno specchio di fronte all'altro e quindi si riflette tutto. Sarà che c'è il flash del telefonino e non riesco a farvi notare, diciamo, questa... questo effetto. Comunque lo specchio è semplicissimo, come vedete, senza cornici. Il ragazzo di Mondo Convenienza è stato benissimo perché mi ha consigliato a che altezza metterlo, mi sembra che l'abbia messo a 15 centimetri dal mobile, adesso non ricordo bene. E questa è la parte, diciamo, del comò, comodini, che è strano vederli insieme, e comunque dello specchio. Allora, perché ho scelto di mettere i comodini qui? Ho scelto di mettere i comodini qui semplicemente perché ho deciso di mettere, di incastonare il muro in uno spazio adatto, secondo me, è preciso proprio per il letto, e infatti lo spazio è questo. Come vedete qui c'è una colonna, un pilastro. Io prima di acquistare la camera da letto ho preso le misure per vedere se il letto mi sarebbe entrato, e ho visto che comunque rimaneva qualche centimetro sia a destra che a sinistra, e non ho voluto assolutamente i comodini accanto al letto, e quindi ho scelto di mettere il letto qui. E infatti poi tutti coloro che l'hanno visto mi hanno detto: Barbie, avevi ragione, hai fatto bene a mettere il letto qui, perché comunque diciamo che non è in mezzo ai piedi. Lo posso comunque tranquillamente fare, perché
questo pilastro poi si trova, diciamo, in linea con i cuscini che ci saranno, quindi mi viene poi facile fare il letto. Non mi viene poi difficile. Sì, dall'altra parte non lo so, però comunque lo spazio c'è, ecco, non è che ammassato contro la parete. Il letto non è in similpelle come avevo immaginato di comprare, ma poi ho cambiato idea e sono contenta di averla cambiata, anche perché comunque questo è in abbinato con la camera da letto, ed è un letto contenitore, e infatti vi faccio vedere, finalmente ce l'ho contenitore, perché la camera da letto che avevo prima non ce l'aveva contenitore. Ecco, riesco ad alzarlo tranquillamente con una mano, e come vedete veramente qui ci entra veramente il mondo. Ne avevo proprio di bisogno, ma proprio tantissimo di bisogno, perché è veramente una comodità. Fatemi sapere se anche voi avete il letto contenitore o se magari avete intenzione di prenderlo, perché secondo me io qua ci metterò tantissima roba. Anzi, se volete che vi faccio vedere magari come mi organizzo le mie cose in camera da letto, come le sistemo all'interno del letto contenitore e nei vari mobili, fatemelo sapere magari con un commentino, che sapete che io con voi condivido tutto sempre con molto piacere, sempre ovviamente se a voi vi va. Quindi questo è il letto contenitore, poi sempre con una mano, dovrei tirarlo da questo laccio, forse no, vabbè, io comunque lo abbasso da qua normale, e poi sempre con una mano dovrei riuscire ad abbassarlo, ma con una mano non ci riesco. Scusate che stoppo un attimo, perché purtroppo con una mano non riesco ad abbassarlo. Eh sì, è giusto che io non riesca ad abbassarlo, perché qui lo specifica, attenzione, spingere in basso con entrambe le mani. Infatti con una mano non ci sono riuscita, però ad alzarlo, come avete visto, ci sono riuscita con una mano. Ok, con una mano mi è venuto veramente facile abbassarlo, e in più una volta che io gli ho dato una bella spinta poi si è chiuso da sé. E poi ho preso sempre da Mondo Convenienza questo materasso qui, che è veramente fantastico. Vabbè, ancora non ci ho dormito, però diciamo che mi sono comunque seduta. L'ho preso con questo rivestimento esterno in cashmere, e questa idea mi piace molto, ed è secondo me veramente morbido, ed è praticamente come si usano adesso con la schiuma, che non mi ricordo che nome speciale abbia questa schiuma. Comunque, poi quando ci dormirò e lo testerò bene, magari se siete interessati vi faccio sapere anche del materasso come mi trovo e se magari ve lo consiglio o meno. E questa è la mia camera da letto, ve la faccio praticamente vedere un po' meglio così. Vedete praticamente che con il fatto che io ho scelto di mettere appunto il lettone qui, ho tutto questo spazio bello quadrato, tutto libero, altrimenti avrei dovuto mettere il lettone lì, come infatti mi avevano anche detto i ragazzi di Mondo Convenienza, cioè al posto del comò, con la testa in là dove c'è il comò e i piedi, diciamo, rivolti verso l'armadio. Però poi sì, avrei avuto questa parte qua libera, però non... secondo me è meglio così. E poi mi piace tantissimo questo trissi di mobile qui. Tra l'altro avevo pensato di mettere quei comodini pensili, però forse non so se li metterò o li metterò anche, ma sono molto propensa a mettere qui delle mensole belle grandi, magari a forma di piramide, insomma cerco di addobbarla nel migliore dei modi, o perlomeno arredarla nel migliore dei modi. E se comunque poi volete vedere anche il dopo della camera da letto, mi raccomando il commentino, se vi è piaciuta lasciate un bel like, e magari se non vi siete ancora iscritti al canale vi consiglio di iscrivervi in modo da non perdere tutti i prossimi video che pubblicherò. Vi mando un bacione grande e vi do appuntamento molto presto con un nuovo video. Ciao e grazie!